Sulle condizioni di via Appia a parlare sono i commercianti, i quali si dicono esausti per quanto accade ad ogni pioggia e recriminano la lentezza dei lavori. Oggi ci ritroviamo con una strada completamente chiusa, sbarrata, che non permette ai clienti di poter entrare all'interno della nostra area per poter fare regolarmente acquisti. E viviamo questo grave disagio, ma sia noi sia i clienti che normalmente serviamo in questo periodo. Qualche giorno fa si è aperta una voragine a qualche metro, qualche decina di metri dal nostro esercizio commerciale. In questo episodio sfortunato c'è stata la fortuna che c'erano già dei lavori in corso e quindi quella parte di strada non era aperta completamente alla viabilità, oltre agli operai insomma, che stavano lavorando, di poter subire anche episodi tra virgolette più tragici. La strada è chiusa, continua a essere più allagata di prima, si è rotta una davanti, quindi è una cosa terribile. Possiamo pure chiudere e andarcene perché non si fa niente. Sono quattro mesi. Come facciamo? Una strada che collega comunque le province di Napoli e Caserta, è una strada molto importante, lasciata abbandonata un po' a se stessa perché comunque c'è totale mancanza di manutenzione, anche se comunque è una strada che è caratterizzata da tanti esercizi commerciali e che dovrebbe essere rivalorizzata proprio per fare in modo che questi esercizi commerciali possano svolgere in maniera quantomeno serena le proprie attività. Per me vanno molto lento, si fa prima una strada che ci sta tanti commercianti, è troppo lento, dovrebbe andare un po' più veloci. Io dico solamente che devono fare presto, sennò ci ammazzano a tutti i commercianti, dobbiamo chiudere e andarcene perché come facciamo a pagare le spese che ci portano in un negozio? Quindi siamo distrutti, stiamo qua senza fare niente.